Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video su Strixane benvenuti in questo nuovo episodio della serie di Crash Bandicoot 3 Warped. Nello scorso episodio abbiamo fatto questo livello qua e anche il livello dove venivamo inseguiti dal triceratopo. Abbiamo preso pure la gemma, quindi quest'oggi il primo livello che fa la sorella di Crash, Coco. A bordo di un motoscafo andrà a raccogliere tutte le casse che servono. È un livello abbastanza lungo questo. Vediamo se c'è niente dietro, niente. Ha un suono stranissimo sto motoscafo. Speriamo di prendere la gemma anche qui. Intanto io vado di corsa perché tanto niente mi ferma. Questo livello è super lungo, però altrettanto veloce. Intanto io devo usare l'analogico ovviamente perché la freccia va malissimo. Ancora non l'ho smontato il joystick per pulirlo, quindi sto registrando questo video in fretta perché... No, bella di calore! Vai, scappa! Scappa, scappa! Oh, che culo! Che culo! Sono stato evitato, ho evitato anche quel tirato sulla parte tutto solo. Ha dei freni che vanno male. Cambiano di merda, la cassa non ve la pregherai. Sta andando bene bene, dai. Dai che dopo andiamo a sfidare Tiny e prendiamo il primo potere di Crash. Peccato che anche Coco non abbia dei superpoteri, perché anche lei partecipa attivamente, in Crash 3 Warped. Le bombe con un pugnetto avvicinandosi alle poi del bordo pista, diciamo. Non ho preso la cassetta per fermare dietro. Che adesso l'ho presa. Questa, addio. Siamo arrivati alla testa di Cortex. Attenzione alle bombe, spero che la gemma l'ho presa. Torniamo a casa, sì. Intanto ci sento il mio cane fuori che sta... Così? Vabbè. Bene, bene, bene. Abbiamo fatto anche questo livello, è apparso la piattaforma qua di Tiny e andiamo a sfidarlo subito per prendere il primo potere magico, che è la super panciata. Vediamo. Crash! Coco! Avere rubato i cristalli belli! Cristalli belli! Devi portarli indietro! Nell'arena dei gladiatori! Bene, bene. Arrivo, Tiny. Non ti preoccupare. Che adesso te la facciamo vedere noi. Guardate, Ave Giulio Cesare. Se sei forte, dai. Proprio forte, bravo, bravo. Chissà perché quando lo sfidi Tiny non parla mai. Parla solo nei video dove si presenta, diciamo. Cioè non è che è bellissimo, è facilissimo Tiny da battere. Soprattutto quei leoni che non ci si mette niente a sconfiggerli, basta stare su una sola fila e saltare. Così. Sempre fatto così. Ecco, posto. Dai, l'ultimo colpo, muoviti. Bravo. Super potere. Super panciata, vedete? Premete X poi cerchio quando sei il punto più alto del salto. Come sempre alla fine. Anche la schiacciata normale funzionava così. Ora vediamo. C'è. Ben fatto, figlioli. Aku. Sconfiggendo Tiny avete aperto la porta della successiva zona di viaggio nel tempo. Ritornate al centro del risucchio del tempo e salvate quanto fatto finora, se volete.
Lì vedrete che adesso la porta della seconda zona di viaggio nel tempo è aperta. Bene, bene, grazie a QAQ. Vado a salvare subito. Vai, 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 sbrigati. Andiamo a salvare. A posto, vediamo quali sono i prossimi livelli. G-Wiz, il livello con i giganti con due teste. E il prossimo boss è Dingo Dai, il mio personaggio preferito di tutto Crash. Bene ragazzi, per questo video è tutto, mi ha sconfitto Tiny. Fate il livello del motoscafo, il prossimo livello sarà nella prossima stanza del salto nel tempo, come ha detto AQAQ. Quindi se vi è piaciuto il video, intanto iscrivetevi al canale, commentate, condividete, lasciate un bel pollice in su. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.